Tengo in quest'oretta da concludere entro l'una. Non faccio io i saluti e entriamo subito in merito. Io ringrazio tantissimo innanzitutto tutte le persone invitate attraverso l'Associazione Santa Lucia, l'Associazione Rosmini, l'Associazione Progetti per l'Africa che da anni lavora per la nuova Università Cattolica di Addis Abeba, e la stessa università che si è fatta promotrice con noi di questo incontro. Questo che vedete qui è in grossa parte la platea che ogni anno promuove con tutto il cuore l'iniziativa della Cena di Santa Lucia, che è una delle iniziative importanti insieme ad altre della nostra città. Ogni anno vorremmo anche focalizzare il tema e su questo tema poi mettere tutto il nostro impegno e la nostra collaborazione. Il tema di quest'anno, l'avete capito da questa conferenza stampa che abbiamo fatto poc'anzi con tutti i giornalisti e le TV, alla presenza dei due testimonial di oggi, che sono Monsignor Tommasi, che è in qualche modo l'uomo della Santa Sede, l'osservatore presso le Nazioni Unite, quindi l'uomo del Papa all'ONU su tutte le tematiche della vita della Chiesa nel mondo, e Giampaolo Silvestri, segretario generale dell'AFSI, in qualche modo è l'uomo che ha più responsabilità di tutta l'operatività di questa storia di oltre 40 anni, di esempi nel mondo, e la Cena di Santa Lucia nacque proprio come un'iniziativa della nostra città, proprio insieme con l'AFSI, di promuovere questa cultura e questa solidarietà sui vari progetti. Io voglio salutare in particolare il prefetto che è qui già da un'ora, ha voluto essere presente con molte autorità che vedo qui, il presidente della Camera di Commercio, il direttore generale dell'U16, il professor Ferro sempre gradito, il nostro presidente onorario professor Giron, e il generale Martinelli, ma vorrei salutare anche in particolare due assessori del Comune di Padova che abbiamo qui oggi, l'assessore Buffoni, la signora Buffoni e la signora Brunetti, che lavorano sulla cooperazione internazionale e sull'immigrazione, anche altre deleghe, ma innanzitutto questi. Io li ringrazio tantissimo, insieme anche a tutte le varie persone dei vari ambiti sociali che sono qui oggi, anche il professor Ferrara, saluto tantissimo, l'avvocato Pinelli, il nostro già presidente del Consiglio regionale, fedele insieme a Franco Frigo da anni su questa cosa, ma vorrei che fosse un ringraziamento che sentite di ognuno. Questa oretta vuole essere l'ora nella quale focalizziamo un obiettivo e poi ci aiutiamo tutti a realizzarlo. Noi di fatto con una serata, con una cena, con 200 volontari, riusciamo quella sera a portare a casa ogni anno 100-120 mila euro da dare a progetti che aiutano realmente. Normalmente portiamo lì, e sempre di più, i testimonial, cioè quelli che fanno queste cose, e anche quest'anno avremo la presenza diretta di queste persone, cioè di chi realizza questi progetti, perché il nostro tentativo è quello di aiutare chi già fa e non aver la pretesa noi di fare. Ma quest'anno, diciamo, il modo con cui il Papa è entrato a gamba tesa sulla vicenda degli immigrati e il modo con cui l'AFSI ha raccolto questa come la sfida, il tema per quest'anno, ci hanno detto no, ci fermiamo un attimo su questa vicenda. Ci fermiamo con due persone che sono amiche da tanti anni, noi la cena la facciamo da 14 anni, sempre abbiamo avuto la vicinanza sia di Monsignor Tommasi che dell'AFSI con Giampaolo e altri collaboratori. Perciò abbiamo detto ci fermiamo questi tre quarti d'ora in modo da sentire da Monsignor Tommasi un giudizio su questo momento, di come accogliere le parole del Papa, di come, quali sono alcuni elementi della situazione che lui come rappresentante della Santa Sede affronta, in modo che ci sia in noi anche in qualche modo una sintonia di giudizio su quello che sta capitando. Ci sono anche tante deviazioni che avvengono e tante esasperazioni. Sentire da lui le due o tre cose essenziali e sentire da Giampaolo Silvestri alcuni esempi di cosa si può fare, di come si può fare, e perciò di andare via ognuno un pochino con uno zainetto vuoto che si possa riempire da qui al lunedì 14 di dicembre, quando ci ritroveremo al Papa Luciani. A te, Monsignor Tommasi. Ho pensato che la cosa più semplice è di dare alcune pennellate su questo fenomeno in corso dell'emigrazione
di richiedenti asilo, di rifugiati, di migranti che stanno arrivando in numero abbastanza consistente in Europa, in modo da poi, se c'è qualche domanda, magari possiamo rispondere in questo senso. Quando emigravano i nostri italiani a milioni, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, c'erano paesi di partenza e paesi di arrivo. Oggi ogni paese è origine, transito e destinazione di gente in movimento. Il fenomeno della mobilità umana non solo è globale, ma costituisce una vera emergenza umana e politica per l'Europa in particolare. La luce rossa d'allarme sono i 3.000 migranti annegati da gennaio ad oggi nel Mediterraneo, assieme al loro sogno di una vita più decente e sicura. Papa Francesco ha espresso la costernazione che suscita la sofferenza delle vittime dell'emigrazione nella sua omelia a Lampedusa già nel 2013. Dice Papa Francesco: i migrati morti in mare da quelle barche che invece di essere una via di speranza sono state una via di morte. Così il titolo dei giornali. Quando alcune settimane fa ho appreso questa notizia, che purtroppo tante volte si è ripetuta, a proposito di questo, continua a ripetersi anche in questi giorni, ieri mi pare davanti alla Turchia altri 17 o 18 richiedenti asilo sono annegati. Questi nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare un po' di serenità e di pace, cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà e le loro voci salgono fino a Dio. Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere. Le statistiche ufficiali danno la dimensione del problema, ma non possiamo dimenticare che dietro ai numeri ci sono donne, bambini, uomini con aspirazioni e speranze come le nostre. Nel 2014, come abbiamo detto poco fa, erano quasi 60 milioni le persone forzatamente sradicate dalle loro case e dalle loro terre, 38 milioni di sfollati all'interno del proprio paese, 20 milioni di rifugiati in altre nazioni. Richiesero lo status di rifugiato 1.700.000 persone e 105.000 furono reinsediati in altri paesi. Si tratta del numero più elevato di rifugiati dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, tutte vittime di disastri umani e naturali, costrette a intraprendere la strada dell'esilio e ad adattarsi a un nuovo ambiente. La povertà, la ricerca di lavoro, il desiderio di migliorare la propria condizione di vita hanno spinto un numero ben più elevato di persone ad emigrare. Con 247 milioni di migranti internazionali e 740 milioni di migranti interni, risulta che una persona su sette è un migrante. La regione con più migranti è l'Europa, con 72 milioni. Seguita dall'Asia con 71 e dal Nord America con 53. Le previsioni sono che il flusso di arrivi continuerà. L'agenzia Frontex stima a 500.000 il numero di arrivi irregolari nei primi 8 mesi di quest'anno. L'Ufficio federale per le migrazioni e i rifugiati della Germania prevede che più di 400.000 richieste di asilo saranno inoltrate per la fine dell'anno. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo in Europa, circa 700.000 richieste di asilo sono state registrate quest'anno nei Paesi membri e si prevede che il numero salirà a 1 milione entro la fine dell'anno.
non cito queste figure per spaventarci, perché non c'è da spaventarsi, ma per dire che il flusso continuerà, per cui dobbiamo veramente programmare e prepararci. Se pensiamo che la Turchia ospita 1.800.000 rifugiati, l'Europa non ha una crisi di numeri. Nel 2015 la maggior parte degli arrivi sono stati in Grecia e la via dei Balcani è diventata l'opzione scelta. La crisi è di responsabilità, di politica e di valori come la solidarietà. I chilometri di gente in marcia nei Balcani e ai confini dell'Austria e dell'Ungheria diretti in Germania non sono una novità. Qualcuno ricorderà che nel 1956 220.000 ungheresi arrivarono in Austria in 3 settimane. La fine della guerra in Vietnam nel 1975 causò l'esodo di più di 1 milione di rifugiati, i Boat People, e i vietnamiti costretti all'esilio per altre vie come i campi di rifugiati in Cambogia e Thailandia. Milioni di rifugiati africani furono causati dalla guerra civile in Mozambico e dai conflitti armati in Congo. Nuovi Boat People sono i Rohingyas, che ancora non trovano accoglienza. Ieri ed oggi le cause di tanta sofferenza sono le stesse: guerra, estrema povertà, politiche di oppressione, discriminazione, corruzione, tirannia. E ho fatto riferimento ai gruppi di rifugiati che io ricordo, non per dire che gli anni passano. Ma già Leone XIII, nella sua grande enciclica sociale Rerum Novarum, scriveva che nessuno lascerebbe la propria patria se avesse lì una vita degna. Le varie ondate di rifugiati che si ripetono con ritmo troppo regolare nel corso della storia perseguono il sogno di una vita migliore e per questo rischiano tutto: i pericoli del viaggio e le condizioni di lavoro. La comunità internazionale si trova di fronte ad alcune nuove categorie di migranti bisognosi di protezione: minori non accompagnati alle frontiere del Messico e degli Stati Uniti in particolare, ma anche in Europa, che negli ultimi 2 anni ne ha accolti 22.000. Lavoratori stranieri nei paesi del Golfo, spesso trattati come degli schiavi. Immigrati indocumentati o in posizioni irregolari, rifugiati per cause climatiche. Pur mantenendo le dovute distinzioni giuridiche fra rifugiati e altre categorie di migranti, in pratica si mescolano motivi e aspirazioni. E il mondo deve prendere coscienza di questa vasta realtà della mobilità umana. La risposta agli esodi enormi che arrivano ad ondate quasi irregolari è stata caotica, emotiva e nello spirito del momento. Spesso prende visibilità la paura del cambio culturale, di infiltrazione di territori, di terroristi, della riduzione dei benefici sociali se devono essere estesi anche ai nuovi arrivati. Perciò il primo passo da fare è di dar priorità ad un'informazione corretta, che non c'è né invasione né improvvisa trasformazione della società. A lungo andare è ben documentato che le migrazioni sono un beneficio sia ai migranti che ai paesi di partenza e di arrivo. È anche nel proprio interesse mantenere il cuore aperto alla solidarietà per rendere possibile l'azione politica e sociale necessarie per un'accoglienza ordinata e generosa. I nuovi arrivati che bussano per entrare nel mercato del lavoro sono per lo più giovani, che contribuiranno sia economicamente che demograficamente alla stabilità delle società europee. Tale accoglienza è necessaria specialmente per i rifugiati e le persone a rischio, perché eliminare il sottosviluppo e mettere fine alle guerre richiedono tempi lunghi, pur sapendo che solo agendo sulle cause alla radice delle migrazioni si può trovare una soluzione corretta. Inoltre, una più sistematica riflessione è necessaria per quanto riguarda le strutture internazionali di governance. Attualmente ci sono 2 agenzie, come dicevo prima, intergovernative che hanno un ruolo specifico per la mobilità umana: l'Alto Commissario dei Rifugiati dell'ONU
e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ma varie altre agenzie onusiane hanno parte di responsabilità in questo campo e il coordinamento è difficile e inefficiente. Alcuni propongono che per rimediare a questa doppia misura di avere delle agenzie specifiche per le grandi questioni globali come il commercio, il lavoro, i diritti umani, la salute, ma non per i movimenti di persone, si debba consolidare la galassia di enti che si occupano di migrazioni in tutte le sue forme in una sola organizzazione inclusiva con precise linee di governo che lavora in stretto contatto con gli stati, le organizzazioni non governative e il settore privato. Questo nuovo ente ingloberebbe due dipartimenti separati ma interconnessi per i rifugiati e le altre categorie di gente in movimento e dovrebbe essere provveduto delle risorse finanziarie necessarie. Altre risposte immediate che allevierebbero la crisi attuale implicano la creazione di canali legali di movimento che eviterebbero che i richiedenti asilo cadano nelle reti dei trafficanti di carne umana e che rischino la vita cercando di raggiungere l'Europa con barche e gommoni fatiscenti. Nei paesi di transito come nei campi profughi si potrebbero aprire o rafforzare centri di esame delle domande di asilo. I paesi europei possono rivedere e aumentare la loro capacità di ricevere un numero adeguato di richiedenti asilo senza una realistica possibilità di ritorno alle loro case. Per le comunità di accoglienza come per i nuovi arrivati è utile una formazione esplicita alla cultura dell'incontro, dell'incontro dell'altro. Mentre circolano nell'Unione Europea tutte queste proposte di risposta, la volontà politica di attuarle non è chiara. I discorsi ufficiali presentano una faccia della medaglia che è più aperta ad accogliere, in pratica c'è più reticenza. Molto chiaro è stato Papa Francesco quando dice: di fronte alla tragedia di decine di migliaia di profughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fame e sono in cammino verso una speranza di vita, il Vangelo ci chiama, ci chiede di essere prossimi, dei più piccoli e abbandonati, a dare loro una speranza concreta. Pertanto, in prossimità del Giubileo della Misericordia, rivolgo un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ai monasteri, ai santuari di tutta Europa, ad esprimere la concretezza del Vangelo ed accogliere una famiglia di profughi, un gesto concreto, incominciando dalla mia diocesi di Roma. Mi avvio alla conclusione. Come deve rispondere un cristiano a questa crisi del costo umano inaccettabile? L'indicazione del Papa di una solidarietà concreta è una via. Almeno in teoria c'è accordo che anzitutto si devono salvare vite umane, alleviare la sofferenza e sostenere la giustizia nei riguardi di questi milioni di vittime. La dottrina sociale della Chiesa dà poi una guida che deve ispirare l'azione. Parte dalla uguale dignità di ogni persona al punto che Gesù si identifica con lo straniero, senza alcuna qualifica di colore, etnia, religione o stato sociale, come il Vangelo di Matteo testimonia. Ero straniero e mi avete accolto. Un'affermazione che si ricollega alla creazione, quando siamo stati fatti tutti ad immagine di Dio. La dignità comune ad ogni persona diventa un legame che costituisce la famiglia umana in cui dipendiamo gli uni dagli altri. Le frontiere arrivano dopo, per cui la solidarietà e la ricerca del bene comune hanno precedenza. L'amore di Dio e l'amore del prossimo non sono limitati da confini geografici o di altra natura. Se c'è una precedenza da dare, è l'opzione per i poveri. La parabola del buon samaritano ci ricorda che vero prossimo è colui che ha avuto misericordia. L'insegnamento biblico e la dottrina sociale della Chiesa passano dall'accoglienza all'integrazione, tenendo conto che il bene comune si applica ai richiedenti asilo come alla comunità di accoglienza. E il Catechismo della Chiesa Cattolica ce lo dice. La questione dell'integrazione dei nuovi arrivati
viene sommersa nelle discussioni e polemiche sull'accoglienza, su quanti devono essere accettati, come distribuire con quote giuste i continui arrivi. Se c'è un piano di integrazione, diventa più facile per l'opinione pubblica accettare i nuovi arrivati. Confrontati con l'inevitabile pluralismo delle società europee come conseguenza dell'evoluzione culturale, del soggettivismo ad oltranza, dell'arrivo di popolazioni con religioni e culture diverse, si pone la domanda di quali valori comuni abbiamo bisogno per vivere in pace e costruire un futuro comune. Una funzionalità economica non mi pare sufficiente. Certo, l'apprendimento dell'italiano, l'accesso alla scuola, l'utilizzo delle qualifiche dei migranti, assistenza per problemi di salute sono provvedimenti necessari. Occorre però un minimo di valori per convivere serenamente. Come dicevo anche prima, separazione di religione e politica, accettazione della libertà individuale, del pluralismo sociale, della democrazia, dell'uguaglianza della donna. È un cammino che esige tempo, ma che non può essere sottovalutato o messo da parte. In conclusione, stiamo affrontando un'immigrazione senza precedenti per i suoi costi umani, la diversità delle nazionalità di origine, dei motivi per emigrare. La spinta a partire è complessa e non c'è molta speranza che la situazione cambi presto. La volontà politica di portare la pace nel Medio Oriente e di affrontare il terrorismo in Nord Africa e altrove per ora non conclude in decisioni positive. Il nostro dovere di accogliere rimane la speranza delle masse di gente in cammino sulle strade dell'Europa alla ricerca di sicurezza e di futuro. Grazie. Ringrazio Monsignor Tommasi. Monsignor Tommasi, voglio fare un cenno soltanto. Sono anni che ci conosciamo. La sua testimonianza è stata una delle esperienze più interessanti anche nella storia del gesto delle tende di Natale, dell'Arsi e della cena di Santa Lucia. Perché lui, attraverso la sua testimonianza, io ricordo a quando era nunzio in Etiopia, che ha portato nel cuore quella terra, ancora oggi è alla testa di un'insistenza in tutto il mondo, che questo va nell'ottica proprio dell'urgenza di questo momento. Che ci sia un'università cattolica nel cuore dell'Africa è una cosa che c'entra col fatto che là si possa costruire anche un'economia e delle condizioni minime di vita per un popolo. Questa cosa sta avvenendo sia per quanto riguarda ingegneria che per quanto riguarda medicina. Ci sono qui alcuni docenti che sono appena tornati da Addis Abeba, dove hanno svolto questo compito di insegnanti. Ma la nostra facoltà di medicina ha già più persone che sono coinvolte in questa vicenda che vede lui alla testa, e la collaborazione anche nostra di tanti amici in Italia, anche all'estero. Ci sono alcune fondazioni di varie parti del mondo coinvolte, ma questa è dentro all'urgenza di questo momento. Certamente è un piano che richiede più tempo, non è la risposta a un'emergenza, ma è piantare una pianta che va a rispondere a questo. Io lo ringrazio perché lui, con la sua semplicità, di un sacerdote nostro veneto, scalabriniano, che 50 anni di messa quest'anno, giusto? 50 anni di messa quest'anno, che a 20 anni arriva a New York, e quindi è uno di quei sacerdoti della nostra terra che per primo ha visto l'orizzonte del mondo, prima in America, poi in Africa e oggi all'ONU a Ginevra. Dico questo perché è attraverso delle persone, delle testimonianze che noi capiamo di più. Perciò anche l'intervento che ci ha dato oggi, se lui è d'accordo, io vorrei farlo avere a tutti noi che siamo qui oggi, perché anche prima, parlando con i giornalisti, ad esempio, quando ci ha raccontato di come tutti i paesi attorno alla tragedia di questa immigrazione stanno facendo non di più di noi, stanno facendo enormemente più di noi. Parliamo della Turchia, della Giordania, del Libano, stanno accogliendo milioni di persone, mentre noi discutiamo di qualche decina di migliaia. E noi dovremmo ricordare una storia nella quale magari l'Italia meno, ma siamo stati coprotagonisti
di schiavitù, di colonialismo e di altre esperienze. Quando si va in Africa si trovano queste tracce qui, perciò non possiamo guardare a queste persone innanzitutto come un disturbo, ma guardarle all'interno di una storia in cui forse abbiamo anche la responsabilità di far vedere un'altra faccia. Non parlano neanche le loro lingue in Africa, parlano inglese, francese, non parlano la loro lingua come noi. Allora, in questo spirito, che in cui il cristianesimo ci porta fino in fondo, forse con più semplicità e più generosità si può fare qualcosa. Che cosa fare? Vorrei che ascoltassimo con questo cuore Giampaolo Silvestri dell'ANSI, che ha deciso quest'anno di mettere al centro proprio questa tematica e che sarà perciò il cuore anche della nostra cena di Santa Lucia. Grazie. Prima di tutto voglio ringraziare Cristiano De Bellini e tutti gli amici dell'Associazione della Cena di Santa Lucia, perché ogni anno appunto ci aiutano in questa grande campagna che facciamo e sono uno, diciamo, dei pilastri della nostra campagna. L'AFSI, penso che più o meno appunto dopo questa lunga storia con la Cena di Santa Lucia sappiate cos'è. Noi siamo un'organizzazione che da più di 40 anni lavora nei paesi in via di sviluppo. Oggi siamo presenti in circa 30 paesi in via di sviluppo, con progetti di cooperazione, in particolare nell'ambito dell'educazione. Quindi io cercherò di dare qualche contributo con qualche esempio, portando la voce di chi è sul campo, perché io di fatto rappresento questo. E in particolare quest'anno l'AFSI ha deciso di mettere a tema della propria campagna di tende, che è sì una campagna di raccolta fondi, ma proponendo dei progetti esemplificativi vuole dare anche un giudizio, vuole porre all'attenzione alcune tematiche. E quest'anno abbiamo deciso, considerando il contesto in cui viviamo in Italia e nel mondo, di mettere a tema la questione dei rifugiati. È un fenomeno molto complesso. Quello che ci ha detto il signor Tomasi sono appunto, come ha detto lui, alcune pennellate, però è un fenomeno complesso che va affrontato in profondità, di cui appunto molto spesso anche se ne parla in maniera un po' da bar, spesso anche in contesti diciamo sui giornali, perché appunto il fenomeno ha una grande complessità che non può essere ridotta. Per quello che è la nostra esperienza, devo dire che noi in questi anni, lavorando sul terreno, in questi paesi in via di sviluppo abbiamo visto che le situazioni di emergenza che abbiamo dovuto affrontare, quindi gli interventi a favore di rifugiati o sfollati interni, sono aumentate. Questo è indubbio. I dati che ha dato prima il signor Tomasi sono evidenti. Nell'ultimo anno i sfollati o rifugiati nel mondo sono aumentati di 8 milioni e siamo arrivati a circa 60 milioni. E noi in quei paesi abbiamo dovuto aumentare le nostre attività a favore di queste persone, perché appunto chi porta il maggior peso di questi sfollati e rifugiati non sono i paesi europei, come uno sembrerebbe, ma sono gli stessi paesi in via di sviluppo, spesso i paesi confinanti. Oggi il 36% di tutti i rifugiati nel mondo è ospitato in 4 paesi, che sono Turchia, Libano, Pakistan, un altro che non mi ricordo, comunque paesi in via di sviluppo, Giordania. In Europa, come diceva prima anche Monsignor Tomasi, arriva solo il 10% di tutti i rifugiati, in Italia solo il 3%. Quindi, innanzitutto, il peso di questa situazione lo portano paesi più poveri di noi. Questo è un dato accertato, non ci sono dubbi. Noi abbiamo pensato di proporre alcuni progetti, che adesso cercherò di descrivere brevemente, per far vedere un certo modo di operare che ha al centro la persona. Noi riteniamo che lo sviluppo sia una questione della persona con i suoi bisogni, i suoi desideri, i suoi legami, ma innanzitutto la persona. Quando Papa Francesco è andato al congresso americano nei giorni scorsi, prima quando ha incontrato Obama
ha detto questa frase che penso tutti abbiate sentito, che però dà un'idea di quello che è il contesto. Lui ha detto: quale figlio di una famiglia di emigranti sono lieto di essere ospite in questa nazione che in gran parte fu edificata da famiglie simili. Quindi un papa italo-argentino, figlio di emigranti, che ha stretto la mano a un presidente che anche lui in qualche modo con l'immigrazione ha avuto a che fare, perché comunque Obama viene da una famiglia, diciamo, kenyota americana. Ma poi quando il giorno dopo è andato al congresso ha detto: non dobbiamo lasciarci spaventare dal loro numero di rifugiati, ma piuttosto vederle come persone, guardando i loro volti e ascoltando le loro storie, tentando di rispondere meglio che possiamo alle loro situazioni. Rispondere in un modo che sia sempre umano, giusto e fraterno. Dobbiamo evitare una tentazione oggi comune, scartare chiunque si dimostri problematico. Ecco, questo è quello che noi proviamo col vostro aiuto, perché noi lo facciamo col vostro aiuto, perché voi siete la nostra base, cioè la nostra base sociale da un certo punto di vista, proviamo a fare questo, a dare questo tipo di risposta, a considerare questi rifugiati come delle persone, provando a fare dei progetti che innanzitutto diano loro dignità umana. E allora quali sono questi progetti? Innanzitutto abbiamo voluto come declinarli, no? Per situazioni diverse e ogni situazione dare un tipo di risposta. Innanzitutto un progetto in Sud Sudan, uno stato spesso dimenticato, uno stato che è il più giovane stato del mondo perché è nato praticamente 4 anni fa, che è nato a seguito di una guerra civile di 20 anni, uno stato in cui non c'è nulla, non c'è classe dirigente, non ci sono strutture, no? E che a cui 2 anni fa c'è stato un ulteriore tentativo di colpo di Stato che ha creato una situazione di crisi e cui si è aggiunta poi anche una carestia, perché ci mancava solo la carestia, diciamo così, una delle più gravi carestie che ci sono nel mondo. E lì noi cerchiamo innanzitutto di fare progetti educativi. Abbiamo creato un college per formare insegnanti, perché senza educazione la gente scappa. Perché se non c'è la possibilità di dare un'educazione ai propri figli, questo è uno dei motivi che spesso porta le persone a scappare. E dall'altro dei progetti di lotta alla denutrizione, perché appunto la situazione nutrizionale del paese, c'è stata una grossa carestia, è gravissima. E questo è un progetto in qualche modo per prevenire forme di immigrazione, di gente che scappi, perché questo è considerato il Sud Sudan uno stato fallito. E se fallisce veramente, se la gente lì non trova più delle ragioni per stare lì, comincerà a scappare e quindi comincerà attraverso il Nord Sudan, eccetera, arrivare poi sulle nostre coste, sulle coste della Libia. Allora noi vogliamo dare un esempio di un progetto che in qualche modo faccia vedere cosa vuol dire prevenire, perché aiutare la gente nel proprio paese. Poi progetti nei paesi dove c'è la guerra. Noi oggi nel mondo, in questi ultimi anni abbiamo visto aumentare i nostri progetti a favore di rifugiati, perché oggi nel mondo ci sono ben 33 guerre e 13 situazioni di crisi, cioè di guerre civili o comunque di situazioni in cui non c'è la pace all'interno degli stati. È chiaro che tutto questo determina flussi migratori, è inevitabile. Però anche in questi contesti difficili abbiamo voluto scegliere dei progetti che possano essere esemplificativi. Per cui abbiamo un progetto in Siria a favore di padre Ibrahim, che lavora ad Aleppo in un contesto difficilissimo, dove aiuta col suo convento, cerca di dare aiuto a cristiani e musulmani, ed è un esempio per tutti, anche per i musulmani stessi, che trovano in lui un esempio di cosa vuol dire la carità cristiana, che appunto si rivolge a tutti, non solo ai cristiani. E poi a Erbil, nel Kurdistan, dove sono scappati alcuni milioni di persone, di sfollati iracheni, sempre scappati dall'avanzata dell'ISIS. E qua abbiamo scelto un progetto di formazione per adulti, cioè di formazione professionale per adulti che sono scappati dalla piana di Ninive, sia cristiani che musulmani, che possa riqualificarli per cercare di farli rimanere lì, perché altrimenti queste persone
se non hanno delle ragioni in cui per rimanere lì, trovare lavoro, educazione per i figli, inevitabilmente tendono ad andarsene, ad raggiungere le loro comunità della diaspora in Svezia, Stati Uniti, Australia. Però ci sembra importante provare a farle rimanere lì, in un contesto sicuro in cui possano imparare un mestiere, possano trovare lavoro, perché un domani dobbiamo garantire, come diceva prima Monsignor Tomasi, comunque il diritto al ritorno alle loro case. Se dovesse esserci la pace, se dovesse esserci delle condizioni, hanno diritto di ritornare. E questi sono progetti all'interno di questi paesi. Poi abbiamo scelto dei progetti invece in Libano e in Giordania per aiutare i profughi siriani. Come dicevo prima, come accennava anche Monsignor Tomasi, oggi Libano e Giordania sono paesi che sopportano maggiormente il peso della guerra siriana, poi in paesi di circostanza. In Libano abbiamo 1 milione più di profughi siriani su una popolazione di 4 milioni. Voi capite bene cosa significa? Fate queste proporzioni per l'Italia e vi rendete conto delle cifre. Significherebbe avere in Italia 12 milioni e mezzo, forse adesso non so. È chiaro che tutto questo non è semplice, che anche in Libano ci sono tensioni tra le comunità ospitanti e i rifugiati, non è che è come bere un bicchiere d'acqua. Però dobbiamo riconoscere che questi due paesi, Libano e la Giordania, si sono fatti carico di un peso importante. E noi, che già siamo presenti in Libano da moltissimi anni, anche in Giordania, abbiamo attivato alcuni progetti che vengono chiamati di cash for work, cioè di progetti per far lavorare questi adulti siriani che sono lì, che possano fare qualcosa di utile, quindi piccoli lavori, pulizia delle strade, fossi, piccoli lavori nell'agricoltura, che in qualche modo sono accettati dalla comunità ospitante, perché questo aspetto c'è, perché comunque il Libano non è comunque un paese in via di sviluppo, però sono progetti che in qualche modo riescono a tenere la gente lì, perché altrimenti anche questi 2 milioni che sono tra Libano e Giordania, poi ci sono anche in Turchia, inevitabilmente tenderebbero ad andare via. Ma il fatto che tutta questa gente se ne vada da questi paesi, questo poi porrà un problema in futuro per la Siria, perché se un domani in Siria dovesse esserci la pace, come potrà la Siria essere ricostruita se tutti sono scappati? Cioè, la fuga di una classe dirigente, o comunque di persone che hanno una professionalità, eccetera, pone dei problemi, perché dopo bisognerà riniziare da capo, perché questi che saranno andati in Germania, Svezia, dovunque vanno, difficilmente torneranno in Siria, o comunque sarà molto più difficile. Comunque il fatto di tenerli, provare a tenerli in maniera dignitosa in Libano, in Giordania, è comunque una scommessa sul futuro che possano un domani essere pronti, nel momento in cui potrà esserci una pace, a tornare a ricostruire il loro paese. È chiaro, stare in Libano e in Giordania è sicuramente peggio per alcuni aspetti da un punto di vista delle condizioni di vita che andare in Germania, però in qualche modo si prova a dare dignità. E poi abbiamo pensato quest'anno di fare anche alcuni progetti in Italia. Le faremo in collaborazione con altre organizzazioni, perché appunto abbiamo voluto come affrontare tutta la tematica dai paesi di origine sino appunto all'Italia, in tutto il percorso che queste persone qualche volta devono seguire. In Italia stiamo lavorando con la Caritas, sia nazionale ma poi anche in Lombardia, e con un progetto Arca per dei progetti e di prima emergenza e dei progetti che in qualche modo, dove è possibile, in condizioni in cui queste persone hanno ottenuto uno status di rifugiato, eccetera, possano essere integrate. Io penso che questo aspetto sia fondamentale, perché noi non siamo, appunto, lo diceva anche l'annunzio, di fronte a un'emergenza, siamo di fronte a un fenomeno epocale. Un fenomeno epocale va visto con una prospettiva di lungo periodo, che consenta di governarlo. Altrimenti, se noi consideriamo questo come un'emergenza e quindi ci limitiamo a gestire questa emergenza, probabilmente noi non saremo in grado di dare delle risposte adeguate a queste persone,
ma perderemo probabilmente delle occasioni anche noi, perché comunque le migrazioni nella storia ci sono sempre state, venivano citate prima, comunque arricchiscono anche le comunità ospitanti. È chiaro che tutto questo va governato, non può essere solamente appunto visto in un'ottica emergenziale. Va governato attraverso degli strumenti, attraverso dei contesti legali, tutto quanto, non si dice. Però innanzitutto non possiamo non ragionare in un lungo periodo. Viene citato spesso, e concludo, un esempio che forse conoscerete già, ma che secondo me è significativo citare in queste occasioni, che oggi la nostra vita sarebbe molto diversa se gli Stati Uniti non avessero accolto un profugo siriano che poi fu il padre di Steve Jobs. Voi come sapete Steve Jobs è figlio di un immigrato siriano negli Stati Uniti che dopo si sposò con una cristiana, poi il figlio fu dato in adozione, ma oggi la nostra vita senza Steve Jobs penso che sarebbe diversa. Era figlio di un profugo siriano. Ecco, bisogna avere il coraggio di governare questi processi, altrimenti il rischio è che perdiamo veramente delle occasioni. Grazie. Siccome questo non era l'idea di un convegno, ma era l'idea di un momento di giudizio in vista della cena di Santa Lucia, delle tende di Natale e anche un momento di appello, questo è il gruppo che costruisce in questi mesi la cena di Santa Lucia. Costruisce invitando amici, persone a questa cena, come abbiamo fatto in questi 14 anni, ogni anno crescendo insieme, con un sacrificio economico, con 240 volontari che costruiscono anche tutti quei passaggi per rendere sempre più piccolo anche l'aspetto economico, il costo dell'iniziativa. Cercheremo che sia sempre un momento di testimonianza, faremo tesoro anche degli spunti di oggi di Monsignor Tommasi e di Silvestri, perché in quella sera ci siano certe voci e ci siano certe testimonianze. Perciò ci fermiamo qui. Loro sono disponibili, chi vuole, che ha qualche domanda o altro fuori dal raduno, possono fermarsi con loro. Sono qui 10 minuti, un quarto d'ora, senza problemi. Io saluto ancora tutte le autorità presenti, anche le associazioni, da Raccoldiretti alla Confindustria, che sempre sostengono con generosità. Ringrazio anche di tanti messaggi che sono arrivati, l'ultimo quello del Presidente della Giunta regionale, che ha voluto portare il suo saluto a questo incontro. Vi farò avere comunque i due interventi e soprattutto di ogni giorno un piccolo mattoncino per preparare il 14 di dicembre. Grazie.